Bella gazzettari, ben ritrovati con un nuovo video della Gazzetta MMA, ennesimo appuntamento dello UFC News, quindi prima di incominciare con la carrellata di informazioni per il giorno, vi ricordo di spolliciare per supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale e attivando la campanella per non perdervi i prossimi episodi e di seguirci anche su Instagram e TikTok. Aspen Ladd, ex fighter UFC che combatteva nella categoria dei bantamweight, è stata mollata dalla UFC lo scorso weekend perché per più volte aveva saltato il peso. Aspen, che combatteva nel 155 libre, ha confermato oggi di aver già firmato un nuovo contratto con la PFL ed entra dunque a far parte di quella ampia schiera di fighter che sono passati dalla UFC alla Professional Fighter League. Belal Muhammad ha fatto sapere di essersi allenato con Khabib, col Team Khabib, anche detto Dagestani Crew, come dice lui, per l'incontro contro Sean Brady di UFC 280. E ha anche fatto sapere che Khabib Nurmagomedov sarà al suo angolo. Il fighter di Boston, musulmano devoto, ha fatto un'ottima pubblicità alla Dagestani Crew, dicendo che è un po' come stare nell'Ultimate Fight House, ovvero sono tutti lì insieme, sono tutti che si allenano costantemente per cercare di arrivare al proprio risultato, ma dice che non è solo l'allenamento, ma è proprio la fratellanza, lo spirito che si respira all'interno della loro palestra che fa davvero la differenza. Inoltre dice che tutti vogliono vederti vincere, tutti cercano di aiutarti per farti raggiungere i traguardi più alti, non c'è veramente gelosia tra i fighters, ma è puro spirito di amicizia. Inoltre ha detto di essersi allenato in questa preparazione per l'incontro contro Brady con i migliori fighters in circolazione, di aver utilizzato i migliori equipaggiamenti sul mercato, di aver mangiato il miglior cibo disponibile e dunque di sentirsi al massimo della forma e pronto per questo UFC 280. Ragazzi, vedremo un po' che cosa succederà, anche perché Sean Brady è un avversario molto tosto. Si era parlato molto di questa possibilità e finalmente diventa ufficiale il quarto incontro tra Davison Figueiredo e Brandon Moreno. Brandon Moreno, che è detentore della cintura ad interim dei flyweight, andrà a combattere per la quarta volta contro il brasiliano e chissà che l'esito possa essere differente questa volta. L'incontro è stato reso ufficiale per UFC 283 il 23 gennaio a Rio de Janeiro e i contratti sono stati firmati. Davison Figueiredo non combatte dalla trilogia vinta contro Brandon Moreno, mentre Brandon Moreno ha da poco sconfitto Kai Kara France. Ragazzi, vedremo un po' come si andrà a chiudere questo super cerchio dei flyweight. Kevin Holland ha recentemente rilasciato un'altra intervista nella quale è ritornato sull'argomento del suo ritiro. Ha infatti detto di essersi ritirato per sempre, almeno che un'occasione incredibile, imperdibile, si prospettasse di fronte a lui, ed è anche ritornato sull'argomento Hamza Chimaev, in quanto in molti dicevano che tra i due c'era astio, ma invece Kevin Holland ha detto «I love that guy changed my life». «Se potessi», ha detto, «metterei un bel poster di lui in casa mia, perché mi ha fatto guadagnare un gran bel payday e in questo momento, almeno da come la mette lui, sembra avere le tasche piene di soldi e un sacco di gratitudine per il lupo ceceno». Rivolgendosi agli haters che dicevano che si fosse ritirato perché aveva capito che non sarebbe mai riuscito ad arrivare alla cintura, ha detto che si è ritirato perché ha raggiunto la situazione ideale per lui, che loro sono nella zona di chi rosica mentre lui è nella zona verde, ovvero quella dei dollaroni. E alla fine ha tirato anche una bella frecciatina a Brandon Schaub dicendo che se vuole lo può sfidare in un incontro di box. Niente MMA perché si è rotto le scatole del wrestling. Dunque un Kevin Holland che sembra definitivamente ritirato e sarei davvero ma davvero curioso di sapere quanto ha incassato nel suo ultimo incontro con Hamza Chimaev, perché Dana White aveva detto che non aveva modificato gli incassi dei fighters per il cambiamento della card dell'ultimo minuto. Ma io a questo punto ci credo davvero, ma davvero poco, ragazzi.
E concludiamo con Khamzat Chimaev, in quanto nella giornata di oggi erano circolate voci che il fighter ceceno fosse stato fermato a un aeroporto in Russia e che il suo passaporto fosse stato sequestrato dalle autorità russe e che dunque si trovasse praticamente contro la sua volontà in territorio russo, ma è stato proprio il manager di Khamzat Chimaev oggi a negare con forza tutte queste polemiche, dicendo che Khamzat Chimaev è al momento in Russia ma non perché obbligato dal governo russo ma perché vuole stare lì e che presto partirà per il Brasile, nel quale dovrebbe prendere parte alla premiere di un film. Dunque, spenta sul nascere questa polemica, e ragazzi, lasciatemi da parte il lupo ceceno perché lo voglio vedere assolutamente nell'ottagono il prima possibile. Con questo abbiamo concluso lo UFC News di oggi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Noi ci vediamo domani con un nuovo episodio. Ciao, belli!